Intelligenza artificiale e gli impatti sulle imprese, uno dei panel importanti a cui partecipa. Nel suo settore, in questo caso l'intelligenza artificiale, a che punto è? Ma l'intelligenza artificiale in medicina sta prendendo un piede straordinario adesso, soprattutto nella gestione delle immagini che provengono dal mondo radiologico e con uno sviluppo di imprese dedicate, specializzate, che offrono servizi ai grandi produttori, ai grandi costruttori di macchine per l'imaging. E poi c'è un altro grande settore che tocca tutta l'impresa biotecnologica, perché grazie all'intelligenza artificiale riusciamo adesso a disegnare la struttura delle proteine e quindi grazie a questa conoscenza riusciamo anche a trovare molecole, quindi potenziali nuovi farmaci che interagiscono con queste proteine, e quindi la promessa di trovare nuove strategie di terapia per malattie che adesso sono largamente incurabili, e dalle neurodegenerazioni, le demenze, lo scompenso cardiaco e una grande parte dei tumori, ecco, potrebbero veramente giovarsi da questo tipo di approccio.